Ah, tutti ragazzi, ragazzi, sono già del bello, di questo nuovo video, oggi siamo ritornati su Monster Hunter Generations Ultimate con il sesto episodio della terza stagione, nonché l'ultima puntata della seconda settimana. Oggi, ragazzi, si screa. Perlomeno internamente si screa, forse all'esterno riuscirà a mantenere un po' di savoir-faire, però non è detto. Incredibile, mi sono ricordato una parola tra virgolette complicata. L'ultima volta, per chi l'avesse visto la scorsa puntata, abbiamo proseguito con... Ho proseguito per lo meno, anzi, perché sono io che sto giocando, sono io con il controller in mano, il completamento delle missioni a G2 stelle. E forse, dico forse, oggi le completo, forse, ma è molto più probabile che le completi la prossima volta, perché sono ancora un pochetto, sono ancora un bel po' tutte le missioni che voglio riprendere, contando soprattutto quelle due o tre, penso, missioni di cacciamia che mi appariranno dopo il completamento di questa, quando comincerò a completarle. Ma detto questo, avevo promesso una cosa nella scorsa puntata, che avrei cominciato con questa missione, quindi mantengo la parola e accetto un cenatau da cacciare, che se non ricordo male me l'avevano data da fare i due fratelli diavolo al villaggio di Cocoto. Tra l'altro, Scamera non ho fatto niente se non raccogliere un pochino di miele, ecco. Ecco fatto. E un pochino la scorta di mega pozione l'ho rifornita. Adesso voglio prendere questa, ecco, perché andiamo al vulcano. E si parte! Oh no! Accidenti! Ho portato adesso un campo di caccia, ma la mia faccia mi fa ancora brutti scherzi! È meglio se ti occupi tu di questa missione! Si tratta di cacciare uno sciaguncenatolo al vulcano! Non dovrebbe essere difficile per te, va bene, voi restate bene pure seduti a ubriachervi a bestia! Al cocotto ci penso io a cacciare per voi, ragazzi, tranquilli! L'unica cosa che sanno fare quei due là è bere. Allora, certo, di solito o parte da qua o parte dall'area dove, cioè, di solito si radunano un po' tutti quanti, quella presso la cima del vulcano. Non so se avete capito di quale sto parlando di quella che è oltre quella, di quella, questa caverna qui, dove si vede la luce della lava che risplende. Vediamo se è qui. Eccola qua, perfetto. Visto che ho sbloccato dopo questa missione, mi sono concesso di ammazzare lo sciuguncenatau di un'altra missione che c'era nella lista, rivelatasi a quel punto una secondaria al 100%, perché non ho proprio sbloccato nulla neanche, quindi da mostrarvi, perciò so già come combattere, carissimo, e fa alquanto incazzare, specie quando è furibondo. Intanto sono già in modalità ultra concentrazione, perché sono zitta. Non mi ricordo più cosa volevo dire, fantastico. Allora, ah sì, le zampe volevo distruggere, uffa. Ah, fa questo adesso. Chiedete, tra l'altro, un tempismo incredibile sta mossa, perché se salti prima che lui arrivi ti becca. Fa un danno abnorme questa mossa quando è incazzato, infatti mi ha fatto un pochino sclerare. No, le scatto rosso perlomeno ce le dobbiamo tenere. Raga, sono questa mattina, cioè innanzitutto questa mattina mi sono svegliata che c'è un sole della Madonna, primo. Secondo, sono in modalità con ultra concentrazione, perché non c'ho assolutamente voglia di parlare in questo momento, anzi voglio stare zitta e completare il prima possibile questa caccia al granchio di merda, perché di granchio di merda si sta parlando. Attenzione, arriva! Tra l'altro, chi ha visto Monster Hunter Rise Sunwing, che questa mossa ce l'ha già ben presente. Però mi sono ricordata della sua esistenza solo dopo averla rivista qua. Via! E tu vuoi prendermi, eh? Magari sei il primo e ultimo sciogunciato della stagione. Ma no, ho visto
No, questo Barba non stava neanche puntando, no niente, anche Mandola quindi è andata. Sono andate tutte e due, io sono andata dritta nel raggio di l'azione delle chele. Però quelli sono... Cioè, quello che non vuole... No! Partenza proprio di merda, vedi perché devo stare meno zitto. Questa mattina dicevo, mi sono svegliata con un sudore della Madonna, ma con zero voglia di parlare praticamente. Quindi forse questa puntata la intitolerò muta, perché se parlo mi deconcentro, come avete visto, e perdo i minuti e la voglia di vivere così. Sarete contenti voi quindi che mi odiate sentire parlare, se ce ne sono, perché nessuno scrive mai sotto questi video, perché probabilmente, presumibilmente non se li guarda nessuno. E il massimo delle visualizzazioni che becco sono quelle dei bot, ma chi se ne frega, a me piace registrarle, quindi quando capiterà qualcuno che se ne vorrà guardare, sicuramente sarà qualcuno che penserà questo, questa qua quanto stracazzo parla. E quindi mo me ne sto zitta oggi. Anche perché, allora, già solo dico, questa non è l'ultima puntata sulle due stelle, sarà la prossima, perché abbiamo ancora 10 missioni da fare, è impossibile che riesca a fare tutto in due ore. Allora, brutta testa azzurra, prima ti ho concesso il game over, adesso non te lo concedo più, vieni qua e fatti devastare, che non ho neanche caricato lo sciame, completamente. Oggi sono nel mood di, se parlo, è molto probabile che mi incazzi, quindi... Mi prende! Mi prende! Questo mostro mi fa avversione. Così come lo vedo, c'ho l'incazzatura molto molto facile. Guarda, l'ho presa comunque offendente perché lui è bastardo. Questa non te la concedo. Ma come minimo mi va via l'estratto e mi sparisce la putezza blu quello. Conoscendo il mio tempismo. Cazzo. Alle, presa, porca sei. Oh,
mosso è proprio in modalità di se parlo non riesco a giocare, se invece sto zitta sono perfettamente capace. Ah, è andato di sopra, dicevo, perché non scende? Dai, snodato, scendi! Oh, le... Allora, non fare per favore come Bagot che cominciamo a correre in triangolare, non voglio trovare un mostro che posso rinominare lo Shogun che correva in rettangolare, quindi per favore, ecco. Che tra l'altro non è neanche italiano quello che ho detto, ma fa ridere, mi fa ridere dentro per questo. Senta, lei con questa retro, mettimi guarda, oh. L'ho fatto incazzare, speravo di avergli rotto qualcosa. Aia, mi ha preso lo stesso. Non mi ha presa! Non mi ha presa! Mi ha presa in pieno! Come osi tu interrompere? Le mie compagne ferme mentre suonano! Rotto bastardo, questo sei tipo la nonna di Coco che faceva niente musica. Ma non c'è proprio niente, non c'è ispirazione per il commento in questo combattimento. Ho solo voglia di trucidare a morte questo coso e basta. Sì, perché dovete sapere che dopo un po' le idee per fare commenti mi si esauriscono. Combattendo massimo i mostri in questa serie, massimo due o tre doppioni a mostro, non dovrei avere troppi problemi a fare battute su tal mostro. Ma con questi in particolare non c'ho assolutamente ispirazione, per il semplice fatto che questo mostro non mi ha mai dato ispirazioni per i commentari, anzi, l'unica ispirazione che mi ha dato è stata quella delle bestemmie e degli scleri. Se voi ricordate qualche battuta che c'è in corso, tra virgolette, che abbia fatto su questo mostro, su questo Shogun, ditemelo. Cioè, e ho riuscito a fare dei, nella scorsa puntata, tipo dei commentari, tra virgolette, bellissimi sulla Ratian, sulla Ratian, su Plesiot, su Gigios, che lo sfottevo. Non riesco a trovare commento per lo Shogun, cioè questa è proprio la prova di quanto lo Shogun mi faccia ribarezzo per l'appunto. La prova di quanta pressione io provo nei confronti di questo coso è Iodrome non cadere nella trappola. Iodrome sta venendo lui, perfetto, ti hai visto, bravo Iodrome, bravo, vattene a fanculo. Adesso qui c'è il sanguinamento e quindi nel mentre che il mio sciame pensa a pungerti e a tagliarti, non so, con secondo quale legge fisica, l'ultima spada che ti è rimasta, io sono guarita e riprendo a picchiarti. Cioè, i casi sono due quando non riesco a commentare un mostro. O mi fa ribrezzo o mi tiene talmente concentrata che al massimo, come con la Kakuga, l'unica cosa che riesco a fare è dire ad alta voce, tra virgolette, le mosse che sta per tirare, perché mi tengo concentrata così. E in questo secondo caso quindi è una cosa positiva, perché vuol dire che il mostro mi piace, mi sta tenendo così, mi sta tenendo sulle spine, mi sta piacendo, mi sta... ecco, avete capito? Sta facendo di tutto. Quando invece non mi fa neanche parlare, non mi dà neanche la forza di commentare, non mi dà la forza di fare niente tranne di combattere, significa che... E poi dopo quando mi blocca, il massimo che riesco a fare sono
le bestemmie, ho concluso in questo momento detto, significa che il mostro mi spasso i coglioni. Questo è tipo il vocabolario della psicologia di Giada in questo momento. Perché qualsiasi cosa che mi frustra a livelli altissimi mi fa bestemmiare, ve lo ricordo. Io quando sono frustratissima a livelli abnormi bestemmi. Ma solo in quei casi, normalmente ho sviluppato la catchphrase demonio morto. E anche off camera mi è capitato che mi scappasse istintivamente quella, anziché qualche bestemmia. Ecco fatto. Guarda, poi ci speravo di non farmi beccare perché poi era troppo alto invece. Quindi quando bestemmio vuol dire che non mi sto divertendo, anzi tutt'altro. Sto percependo l'esperienza come una tortura. Ma siccome la tortura in questione è un mostro che di base, ecco, sia dipendenti del genere, ma soprattutto che causa sanguinamento, si mette a correre senza chiamare le mosse, ti guarda male e ti ruggisce addosso, salta fuori dal terreno e ti fa sanguinare, fa questi movimenti laterali qui e tutto quanto. Penso che sia una cosa naturale provare frustrazione innanzi ad un soggetto del genere. Ma mi sentite? Ma spero che mi sentiate. Nel frattempo scorte e consegnate. Aspetta di correre il laterale, oh, bravo. Non sei un granchio, oh sì. Ma no, ti vede, io non ho ancora capito a che quale cazzo di animale ha ispirato lo Shogun. Cioè dici l'ermita o è un granchio, ok. E invece lo Shogun, cioè no, pure entrambi sono dei paguri perché portano i gusci. Cioè, che cazzo di animali dovrebbero essere? Granchi, dei paguri. Allora. Ok, vai. Mentre lui qua cerca di mangiare facendo finta che non esista, io lo massacro. Lo sciame lo massacro perlomeno, per la seconda volta, perché io, ecco, qui ho un impegno, tipo riaffilarmi l'arma per tirare quanti colpi critici, eh? Di nuovo lo yokidome, ah! Cavolo, è già finito il tempo dello sciame, uffa. Aia. Ma porca. Vabbè, insomma, quando un... Anche io drome rientra tra i soggetti che sono fatti frustranti di più, che sono resi frustranti di proposito. Stavo dicendo, quando ti trovi in un videogioco davanti ad un soggetto, che può essere una sfida, un mostro, un nemico, un boss, un personaggio, che ha delle caratteristiche che tu ti rendi conto che palesemente sono fatte apposta per renderlo frustrante, non è che tipo ti... Cioè, come puoi dire, ti senti in colpa per il fatto di star provando frustrazione innanzi ad una cosa del genere, perché dici, no, ho fatto apposta, frustrante, quindi è giusto che io mi incazzo, è giusto che io appunto mi senta preso in giro, è giusto che io mi senta frustrata appunto dalla cosa, mi senta turbata, non vedo l'ora di finire questa agonia, perché appunto è stata resa di proposito un'agonia. È quando ti trovi davanti ad una cosa che non ha le tipiche caratteristiche di un elemento frustrante che ti devi preoccupare, perché significa che hanno programmato male una cosa che non intendeva essere frustrante. Guarda, non hai più la macchia, però immagino dove tu possa essere andato. Forse è andato direttamente alla sede. No, è qua. E ha deciso volontariamente lui di apparire alla fine della mappa.
Alla fine sono riuscito a trovare un commentare per un secondo. Un monologo sulla frustrazione, sugli elementi frustranti e quando bisogna preoccuparsi se si è frustrati nei giochi e quando no. Alla fine della, stagione penso che riuscirò dentro di me a trovare un dominio per tutti i mostri in base a tutte le robe che ho detto su di loro durante il gioco. Tipo la Ratian posso riassumere le corse programmate male. Il Gatholos idem con tutto il suo schema, tra virgolette, fatto male. Anzi, anche lui le corse fatte male due. Anzi no! Il gioco in 2D, il platform, l'attacco platform, ecco, lui si può riassumere così. Per quanto è riguardato la mia percezione del Raffaus di questo gioco. Poi, tipo Ludoth, le capriole laterali. Secondo la frustrazione, posso dare un dominio a tutti quanti, tutti eterogenei. Allora, iodrome, la pianta, ecco, iodrome, anzi tutti i drome, un dito in tutti però, questa è la caratterizzazione che va bene per tutti. Anzi no, iodrome, sai, il nome perfetto sarebbe la testa bidimensionale. Poi per gendrone, la paralisi, il gamma cao, i calci. L'equilibrio, che ne so, presi. Però ci chiamo già di nome, boh. Boh, non so per l'ora il titolo. Boh, niente. Non mi fanno né caldo né freddo. Ah, posso dare un dominio a tutti quanti. Bene, primo e spero anche ultimo Shogun della stagione l'abbiamo visto. Vediamo un po', corteccia, osso viciato più spesso del normale, lavorato solo del progettore più esperti. Poi abbiamo perla nera pura, gialletta, che in occasione dell'Herbitaur. Poi artiglio 2, artiglio di altissima qualità di un Ceratau gigante da usare solo nei migliori equipaggiamenti. Roba d'alto grado, alto grado, già visto, ma magari è uscito a scivolare un frammento di rotto nel frattempo. Bene, ora che abbiamo completato la caccia del diavolo a posturo, andiamo a riferirglielo. Eccoli qua. Allora, intanto penso che il capovillaggio che è un buono per me. Ah, pompante, negli ultimi tempi hai lavorato senza sosta per il villaggio di Gorgato. Voglio farti... Ok, perfetto. Ragazzi, eccoti qua, pelle ossa. Anche stavolta ce l'hai fatta. Sembri una mezza calzetta, invece sei meglio di quanto sembri. Beh, noi non possiamo certo preoccuparci per te, ma a quanto pare riesci a cavartela lo stesso. Non male, guarda. Avevamo scommesso che ti ci sarebbero volute al minimo due eghe geologiche solo per capire dove erano testa e coda. Il Ceratau manco c'ha la coda. E invece ti si rivede prima del previsto. Non male per le ossa, non male. Ti reggi ancora in piedi? Ti ricordi come ti chiami? Bene, allora ti regaliamo delle nuove arti di caccia. Arti di caccia segrete e invincibili, sviluppate niente poco di meno che dei sottoscorti. Rilassati e fai un sorrisetto. La prima è la spaccalura seconda. Ti permette di compiere un salto poteroso e attaccare il nemico dall'alto brandendo la spada. In confronto alla spaccalura prima ho una forza d'attacco senza dubbio superiore. L'altra è un'arte da caccia per i fazioni insetti. Si chiama risvegli insetto seconda e potenza il insetto per un po'. In confronto al risveglio insetto primo, il tempo di potenziamento è più lungo. Capito per le ossa? Se non hai domande dire che non vale la pena perdere altro tempo con te. Te lo spiego una volta sola per le ossa. Apri bene le orecchie e attiva tutte le sinapsi, intesi? Anche la gola. Attiva la gola. Che adesso devo commentare per un'altra ora e mezza. Allora, adesso visto che sono in vena, Basarius, ho due Basarius da far fuori, entro preferibilmente oggi.
di cui una è una missione chiave, l'altra è una richiesta. Io vado a fare quello della richiesta. Dovrebbe essere l'ultima richiesta, tra l'altro, che mi rimane da vedere. Poi dopo mi mancherà ancora questa missione qua, che è la chiave qui della Scilla, la caccia ai piccoli zamite. Questa è in dubbio perché i malfesti non so se mai lo vedrò prossimamente in missioni chiave e vaga secondaria, quindi resterà in dubbio penso fino allo sbloccaggio dell'ultima difficoltà. La stessa cosa vale per Kesu e Najarala. Questa poi è la missione chiave di cui vi ho detto, e questa è la seconda che vado a fare adesso. Caccio Basarios al vulcano. Chi me la chiedeva questa? Il gran lanciere, vabbè, la sì. Aveva chiesto, senti, per questa volta non è che puoi darmi una mano perché io sono impegnato in un'altra faccenda importantissima e non ho tempo per fare questa missione che mi hanno chiesto. Io ho risposto, va bene. Anche perché non si può dire di no. Non esiste l'opzione. Ehi, ho ricevuto una richiesta di cacciare un Basarios, ma sono troppo impegnato con altre cose più importanti. Mi faresti un piacere se te lo occupassi tu, ma sbrigati. O rischi di non arrivare in tempo al vulcano. Ah, tranquillo. Basarios dubito, non è un tipo da fuggire in preda al panico, anzi. Nessuno qui è invenati fuggire in preda al panico. No, gli unici tizi che non sono... Gli unici tizi forse invenati fuggire in preda al panico sono i drome, i rapaci. Ciao carissimo, mamma mia, questo Basarios è sul punto di diventare un Gravius da quanto è grosso, perché io penso che più sono grossi più sono pronti a appunto diventare, cioè, naturalmente parlando è logico che più si va avanti con l'età più diventano grossi, quindi il Gravius è grosso. Cazzo, ma allora se un Basarios è grosso così, quanto stracazzo è grosso un Gravius di difficoltà G, cazzo, non me lo ricordo! Facilmente quella volta qui al Basarios è riuscita a rompere la pancia a suoni pendenti soltanto senza mai montarlo, però questa volta lo monto. Vai, spacchiamo la vecchia mania. Vai, vai che ce la faccio. Ok, perfetto. Vai, sulla pancia. Allee. Incomincio intanto a racimolare punti danno, che vi ricordo che la pancia si può spaccare due volte. Una volta rotta, due volte, ti ricolpi 13 a livello, cioè fai un mondo di danni, letteralmente. Fai un mondo di danni e Basarios va giù dopo, tra virgolette, 5 minuti! Che cazzo è successo? Madonna, aia! Qua mi sarebbe servito il cavalcamostri. Uno, due, tre, questa è nuova. Questa è nuova, sta mossa. Grazie, madonna, perfetto che ti sei presa prima di me. Uno, due e tre. Yippee, speravo di riuscire a tirargli almeno un colpo. Però devi uscire dalla lava perché altrimenti mi si disattiva automaticamente l'animazione del cavalcare. Vai, subito muta, perfetto, non si è attaccato niente. Ah, ok. Aiuto. Vai così, gliel'ho rotto una volta. Vabbè, adesso è... Posso già tirare una magia di colpi critici. Non mi ricordo, no, erano sia il Gravios sia il Basarios a cui si poteva rompere la pancia ben due volte.
adesso posso darci dentro di colpi pesanti sulla pancia e gli spacco così a seconda volta. Non ti è piaciuto, eh? Sai, ma che cazzo, per mezzo metro non puoi pungere, perché per Milano ho indietreggiato con la mia figura di un metro, che... Vai, su! Aia! Vai, triplo, tutti e tre i cosi. Devo curarmi. Attenzione alla fotovoltaica, ok. Il bagaggio qui basta stargli su vicino. Attenzione, ok. Aiuto! Cazzo, aiuto, una botta. Grazie Barbara, perfetto, l'unica che non hai nato i gas. E ho sentita molto gagliate, quindi ho osato... No, questo no, però, il veleno no. Ho osato prendermi il sonno. Non mi ricordavo se potesse fare qualche mossa dove saltava fuori dal terreno, ma penso che quella roba lì che mi ricordo la fa solamente in Rise. In Monster Hunter Rise, in Basaris, quando va sottoterra, lo fa per fare una mossa dove poi esce fuori alla Ukalos letteralmente e ti nuota addosso. È letteralmente Ukalos quell'attacco lì che fa in Rise. Alle. Bene, tecnicamente dovrebbe essere la montatura questa, ma si è buggato tutto, quindi forse è più plausibile credere che tipo la probabilità di cavalcata non è al 100% quando ho buttato con un attacco in salto. Preso tutto. Ma tu non spammare. La prendo. Bene. Non ho gli antidoti. È pure un iperveleno. È un iperveleno, cazzo. Speriamo che passi. Presto, soprattutto, perché... Una volta ne è passato in 5 secondi, adesso che mi deve passare, non passa. Adesso che preferibilmente vorrei che mi passasse subito, non passa. Madonna, benedettissima, quando il gioco non fa quello che vuoi. Aspetta a chiamare, ok, passato. Stavo aspettando a chiamare lo sciame perché non volevo svenire. Cioè, non volevo svenire con lo sciame evocato. L'ho preso in pieno, però non mi ha mandato fuoco. Buffo. Axios, non ho bisogno di te adesso. Ho detto che non ho bisogno di te adesso. Allora, adunata. Dai, vieni qua. Ho detto vieni qua, non spararmi, vieni qua. Ma io penso che siano scriptati quando fanno così. Vedono la trappola e in modo scriptato cominciano a chiamare la mossa. Guarda, di quel demonio che ha deciso. Di porco demonio, mi stavo scappando. Dio, mi stavo scappando.
Deve essere avvelenato lui, non io! E che cazzo! Dai, su, vieni qua! Oh, bravo, 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 bravissimo! Fanculo anche deciso di programmare i mostri scriptandoli quando vedo le trappole. Io continuo a sospettare lo script. Cioè che di proposito quando c'è la trappola piazzata loro decidono di spammare di più attacchi a distanza, perché sì, perché c'è la trappola, devo spammare di più attacchi a distanza se sono lontani. Così i giocatori si incazzano. Beh, sempre meglio il fuoco dell'iperveleno. E la prossima volta mi ricordo di portarlo, però. È la prossima caccia che devo fare. Basagios! Attenzione, la rifà. La dimentico sempre sta roba che la rifà, Non mi risulta naturale pensarlo. Vai, spacca gli assi quando ha fatto la pancia. Spero. Con tutti i pendenti normali che gli ho tirato, dovrebbe rompersi. Non si è rotta! Ho bevuto una bevanda calda per sbaglio e il mio intento era questo, infatti. Questa volta non te la concedo. Perfetto. Vieni fuori dalla lava che io non ci posso scendere. Quel tuc che ti stordisce. Ma perché io premo? Ho dopo il ruggito lungo, caso. Grazie. Se ne va, non so dove, perché non è più macchiato. Ok, di qua, adesso lo macchio, perché sono passati più di 10 minuti. Il tempo questa volta è volato, però, rispetto a Shogun, perché Basagos mi piace. Perché non ha dei movimenti, delle cose che per quel che riguarda il mio gameplay mi irritano. Il massimo è resistente, punto. Però ho già risolto da anni, letteralmente, come risolvere il suo essere una roccia. Quindi... Altra trappola? Dai, vieni avanti. No, lui decide di fare l'ipergaggio. Sta arrivando, perfetto. Eccolo, 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 mamma mia. Rifà. Dai, ultima volta. No, niente cavalcatura. Mi spacco le ali allora. Ma posso lo stesso. Guarda che nonostante
nonostante il tuc non mi fermano. Aia, mi ha fatto male. Via. Oh cazzo, sono morte tutte, me ne sono resa conto adesso. Caduto. Ma che bello sempre sta roba che mi incastro nella zampa. Mi stanco. Vai, cavalca. Vai, cavalca un'ultima volta. Sei ora. Dai, ora se si rompe una seconda volta la faccia si spacca per forza. No, ok, confermato che mi sa che la seconda spaccata della pancia in Basarius non ce l'aveva. Ce l'aveva solamente il Gradius, a memoria. Vabbè, allora ti spacco le gambe. Aiuto, mi sta uccidendo. Ok. È morto. Ho pensato. Sinceramente non pensavo, l'ho ucciso, ok. L'ho più pugnalato che altro, però l'ho ucciso. Vai, vediamo. Allora, intanto sacca letale, organo interno di un mostro pieno di tossie letali, maneggiare con cura. Poi ala dura, ala Basarius di qualità, scadente pericolo ma ottima come battaglia prima. Poi pietra guida in più, pietra guida che ha accumulato massa per anni, emette una luce particolare, questa è da segnare le botte di culo on camera e assieme al nome di Basarius, ovviamente sul mio necrologio personale. Corteccia, corazza pesante con incrostazioni metalliche, sembra un muro di pietra. Corteccia anche ora gialletto ha la roba di alto grado, quindi sicuramente l'avrò gialletta nella seconda stagione. Da dove l'ha presa della carne qui da Barba? Che Barba recupera cose, tra l'altro una roba di... forse quando gli Apcheos si sono mezzi in mezzo alle scatole ne ha ucciso uno. Allora intanto qua, a questo punto potevo cazzo andare direttamente a Berna per spuntare entrambe le icone. Comunque, ci sono due icone. Questa è il, ecco, il capo ricercatore. E poi a Berna, dove c'era sempre il capo ricercatore, per questo dicevo che potevo andare direttamente lì. C'è anche il Gallance carissimo. Ecco, ho fatto per te la missione che non potevi fare. Eccoti di ritorno. A giudicare dalla tua espressione direi che è andata bene. Lo sapevo che potevo contare su di te. Permettimi di mostrarti la mia gratitudine. La tua ricompensa è due nuove arti di caccia. Scudo curativo seconda e un'arte di lancia. E vampata AA seconda è per lancia fucile. Scudo curativo ricopri il tuo scudo con un balsamo speciale. Se blocchi l'attacco ripristina la vita tua e dei compagni vicini. Ovviamente lo scudo curativo secondo è più efficace dello scudo curativo primo. È evidente, lo so, ma sembra meglio essere poi. Ma è sempre meglio essere poi. La vappata AA secondo invece lancia anche un colpo di Skyker, se c'è la possibilità di lo far seguire da un fuoco di Wyvern. In confronto alla vappata AA prima, il suo riscaldamento dovuto al fuoco di Wyvern fa ridurre di meno la baga calore. Bene, adesso ti mostro come funziona, non sono sicuro che le riparerai subito. Apposta Eva, buona aeronave.
Perfetto. Vai, vado a fare l'altro basagas adesso. Vai, attivato tutto. Allora, fatto vedere che è stato proprio questa. 2, 3. Dopo questa, vai, alla palude questa volta. Ti porto la bevanda calda, ma dubito che Basagus sia un tipo da caverne, non me lo ricordo mai, però non mi fido. Allora, mi ricordo anche gli antidoti soprattutto, perché li perdevo di nuovo anche no. Ho perso un botto di mega pozioni e polvere di vita soprattutto per colpa sua. Tipo 3 e 5, però un dettaglio. Vai. Quella roccia si muoveva, credimi, non ho mai visto niente del genere, non mi sconderò mai la paura che mi sono preso. Ma se la caccia per me, forse, e dico forse, non mi fanno leggere quello che vi dici di dire. Riuscirò a trovare il modo per convivere con il trauma. Per risolvere il trauma dovresti venire tu a cacciare la roccia che si muoveva. Però sono solo cacciatore. Va bene, faccio io. Eccolo qua. Facile da trovare, cavolo. Individuare, super, anzi, il basaglio sono nelle mappe. Tac! Buongiorno! Questo è più piccolino dell'altro, più grosso. Ti ha appena abbassato un po' calare nella faccia. Non ti interessa? Non ti interessa. Madò, che culo! Che culo, subito! Questo mi sa che la prima non si spacca, perché gli servono molti più danni, mi sa. Una volta ho letto sul sito Kiranico che ad ogni pugnalata sono 100 danni, punto, 100 danni, punto. Vabbè ragazzi, vabbè, subito, oggi si pulizza male Basagus, se avete capito, poverino. Io ero abituata, e io internamente ormai al Masidai, ho in mente che sia in grado su sei Basagio o nelle altre due stagioni impiegavano sempre almeno tipo 2 turni per spaccarsi la pancia. Questa volta le ho spaccata subito alla prima praticamente, quindi vabbè, adesso posso darci dentro fino alla fine. Bene, all'ultimo mi sono fatta prendere. Perfetto. Segno già il secondo esemplare che ha battuto. Ho preso qualcosa di nuovo a parte un eltalite così a caso gratuito dalla schiena? No. Ma poiché lo Yudrome ha appena deciso di avvelarmi gratuitamente, addirittura di saltarmi addosso, vado a fare la missione principale di Nerscilla, così perlomeno i miei antidoti non spariscono dalla borsa per una buona ragione. Intanto questa volta ho ricavato dal basaglio su una sacca esplosiva. Ho sbloccato qualcosa? Cosa cazzo è apparso in giro? Cosa è apparso? Ehi Stella, che fortuna averti incontrato! Avresti un minuto per parlare? Non fai finta di non aver capito, io lo so come stanno le cose. So che ne sentite di tutti i colori su di me da quella tipa vestita di blu. Vuole solo mettermi in difficoltà. La tua amica non mi sta mai a sentire. Qualsiasi cosa io dica non fa che ripetermi che sto dicendo sciocchezze. Questa qui continua a pensare che abbia le travecole perché non ho assolutamente idea di chi cazzo parla ogni volta. Allora ho smesso di parlare. L'unico modo che ho di convincerla è farle vedere come stanno le cose coi fatti. Ad ogni modo bisogna che tu mi procuri dei materiali. E quella faccia cosa vorrebbe dire? Da che parte stai? Mi vuoi dare una mano oppure no? Portami un frammento di Tezukabe, una corteccia di Hamilton e un artiglio duro di Nerscilla. Presto, da questo momento in poi dovrei lottare contro il tempo. Consegna tutto quello che deve al mercante. Ho tutto tranne 4 frammenti di Tezukabe e 2 artigli duri di Nerscilla. Vabbè, quando l'ho raccolto tra una cazzo e l'altro per i materiali, ti informerò, Dama.
Era da secoli che non mi capitava una missione di consegna. Qui abbiamo semplicemente il buono bistro G. Perfetto. E a Yukumo chi c'è? I ferretti di Tetsukaba non ce li ho, che ci penso, perché mi sono forgiata per 2 pezzi di armatura. Ah, il gestore delle terme. Salve! Arrivi in un momento meraviglioso, ascoltami bene. Pensavo di rivitalizzare il mercato delle terme e mi sono venute in mente una ciotola di grandi idee. Ho chiesto ai nostri clienti di perfezionare, qualcuno ha suggerito un pediluvio elettrico con la vibrazione. Non è l'idea più superba che tu abbia mai sentito? Sì, Quindi, come ovvio, lo metterò in pratica. Il problema è che devo stare qui a portare gioia alle masse. E un pediluvio così è troppo all'avanguardia per Yukumo. Voglio organizzare un prototipo da parte di mia ostro. Quando vedranno che capolavoro è, il villaggio si convincerà. Tutto quello che ti chiedo è di cacciare un cheso sul Monte Artico. È fattibile? Perderemo 2 carte con un topo, capisci? Io ottengo le mie parti di mia ostro e tu dai una grossa zappa alla tua fama. Promettimi che ci penserai, d'accordo? Pensa ai sorrisi dei clienti. Spero che mi ritirai i nomi dei vecchi tempi. Oh, perfetto, abbiamo la missione che mi consentirà di cacciare a me il cheso dell'altra missione secondaria. Perché se caccio il cheso adesso, significa che ho una scusa per completare quell'altra missione secondaria, che appunto posso evitare di prendere quel tornato il guru dello stile con la parrucca. Yo, Doc, arrivi proprio al momento giusto. Che ti passa? Mi stai mandando vibrazioni confuse. Ehi, ma Doc, vuoi dirmi che non sai cos'è un'anima gemella afro? Non ha senso a bestia sta cosa. Apri bene le orecchiette, Doc, ti presento una richiesta da sballo colossale. Si tratta di un Lavasiot. Stiamo parlando di roba pericolosa qui, non credi? Ah, quindi lo sai molto bene, situazione tosta. Se metti fuori gioco il Lavasiot dal vulcano, ti sentirai il fuoco della vittoria che ti brucia dentro. Ce la puoi fare solo tu, con lo spirito afro che sai di brutto, magari rimane tutto di stucco. Fai forte, Doc. Allora, quindi ho un cash e un lavasiot da cacciare. Però, precedenza al Nershill, ho detto che lo caccio e quindi lo caccio. Questa, ti impedisci di finire a gamba all'aria, proprio Feley. Non si è attivato, peccato. Allora, quindi devo fare studio ecologico, che la faccio adesso, quindi poi la battaglia zamite 1, 2, 3, questa no, questa la faccio per conto mio, questa non lo so, 4, di cui 3 carce. Vai, studio ecologico su una scena che chiede una scena alla foresta primordiale. Allora, allora aspetta, qui organizzo tutto. In della scena sappiamo già molto bene che iperavvelena, quindi tutto ha un debole per l'iperavvelenamento nel grado G, a quanto pare. Vai. Volevo dar da mangiare al Nershill, ma si è innervosito e mi ha spaventato, così ho lasciato cadere i miei punti. Preoccupati del mostro mentre io recupero le mie carte, ricorda che lui è sinceramente più spaventato di te. Eccolo qua, lo sento. Buongiorno. Oh, ho detto buongiorno. Scusi, oh, perfetto, vabbè. E cagami. È un po' grosso, riuscirò a prendere lo scatto rosso da... Se si mette sul soffitto, non credo proprio che riuscirò a prendere il scatto rosso. Bene. Vabbè, senta, signore o signora. Ma si faccia colpire per cortesia. Volevi? Spider-Man, aiuto. Dipende anche dal stando in cielo. Si aggrappa, cioè, ricordiamoci, quando dormi nel scena sta in cielo. 1, 2, ecco. Devo ricordarmi che adesso quando tira fuori le zanne, aspetta un attimo e poi le chiude. Dai, carissimo, però non sto riuscendo a colpirti, salto troppo in giro. Dai, lo sto colpendo. Ok. No, a volte lo fa subito, ok. Devo stare attento. No, sono scesa! Per favore, signor, scenda! Scende, perfetto.
Sono lì per avvelenare per cazzare la roba che è caduta dalla schiena. Aiuto! Aiuto! Aiuto, cazzo! Sono già guarita. Allora, ho capito che in questo round gli piace stare in alto. Guarda, lo sono accappato al cielo! Vabbè. Mi hai fatto cadere tutto. Vabbè, nel dubbio, il segreto per evitare questo mostro è sempre stargli sotto. Ah, lei è caduto, no, sono saltato. Allora, attenzione, ecco fatto. Dove sono? Oh no, ok. Sì, sì, nel senso che ho preso lo sciame. Come l'ho schivato! Questo non so come io lo abbia schivato. Ho fatto una capriola. In questa stagione sto facendo delle schivate inspiegabili, eh? Ok, si è calmato. Volevi! Volevi! Caduto, perfetto, vedi? Stai appeso ancora una volta. Vai, 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 senti le punture di un tuo simile. Cosa stai rivolgendo? Nulla, Dio santo, abbiamo... The Oscilla si è guadagnato ufficialmente il titolo di, tipo, come possiamo chiamarlo, tessitore del vuoto, del nulla anzi, perché riesce a stare aggrappato a niente, letteralmente, si aggrappa in un punto del cielo casuale, non fisico, o comunque composto esclusivamente da aria. Che infamata questa, è stata rapidissima. Questo è un avvelenamento gratuito. Bella però, non me lo ricordavo. Preferibilmente affilati l'arma. Li avvolge in nulla e soprattutto si aggrappa al nulla. Tessitore del vuoto, quindi ti rinominerò dove poi. O del nulla. No, nulla però è troppo mainstream. È vuoto, vuoto. Hai voglia di cadere. Bravo, è sceso direttamente. Si dilegua, lui scappa. C'è un congalala, meno male che ci andiamo perché evidentemente The Shield ha percepito l'arrivo del congalala tramite la puzza che emanava, che è talmente forte da raggiungere persino tipo i sensibili sensi, come si potrebbe dire, organi sensoriali del Scilla, che è organico, quindi non è che propriamente odora come odorano i mammiferi, quindi magari non può sentire certi odori, ma l'odore da puzza del congalale era talmente forte che l'ha sentita con prima che arrivasse, motivo per il quale ha deciso di allontanarsi prima. Cioè, rendetevi conto, quindi la puzza del congalale pure i ragni la possono sentire. Bello i roleplay, quando mi diverto. Ecco, sintomo invece tipo di Giada inerente al divertimento, se comincia a fare roleplay, a immaginare cose, vuol dire che si sta divertendo. Quindi ricordatevi, quando c'è il rischio che tiri bestemmie vuol dire che sono frustrata. Quando invece c'è il rischio, tra virgolette, che faccia roleplay, che immagino cose, che aggiungo cose tipo delle narrazioni per rendere più carina la partita, sono sintomi invece di divertimento sincero. Aiuto! È riuscito a prendermi. Oh, è liberati, oh! È riuscito a prendermi con... Io sono semplicemente andata vicino al... Aiuto! Sono semplicemente andata vicino al...
cioè, non vorrei dire, ma la presa di mia è maschivata? Madonna, che mega falciata che ha tirato! Caduta a terra, vai! Bene, ma presa, aiuto! Volevi! Peccato che ti stia sotto al culo. Sei fermo? Ok. Vai, spaccato il mantello, che una volta sono riuscita a suon del fucking salto a rompergli il mantello, e per la prima volta avevo visto un Scilla nudo, letteralmente nudo. Abbiamo una falce, l'unica che tra l'altro si possa rompere, perché altrimenti se gliele posso, se altrimenti se gliele potevo rompere entrambe e poi dopo non potevo praticamente più fare niente. Dai, ma fai un passo. Dai, vieni avanti. Bravo! Una volta ero riuscito a fare attacchi in salto, a rompergli tutto il mantello, avevo visto un Scilla nudo per la prima volta nella mia vita, letteralmente, perché gli avevo tolto tutta la pelle del Gixios. Che io continuo a pensare, io continuo ad amare nel Scilla per il fatto che tra tutti i mostri che poteva scegliersi come mantello per il corpo, proprio il Gixios, cioè io continuerò ad amarlo per questo. Puoi tranquillamente inventarti l'insulto Gixios se destinato ad essere un tappeto ed essere comunque verosimile per quello che accade nel gioco. Non è metagame. Bene, questo mi sa che denudare nel Scilla fosse l'obiettivo secondario, perché appunto sono riuscito a denudarlo e mi è arrivato l'obiettivo secondario completato, fantastico. Io che non leggo, vai, si aggappati al... Evidentemente ha fatto un mega salto pagato per scappare dalla punta di Gongalara. Caduto. Fusione coperta, vai. Ma che non la prenda quel coglione di conca, che altrimenti se la prende ci impuzzolenta tutti. Bravo, ne Scilla all'ultimo. Cioè, il conca ha rischiato, però fortunatamente si è arrivato giù a cadere, come dirla. E soprattutto a saltare in cima alla ragnatela. Che tra l'altro nella prima stagione, quando avevo detto come cazzo l'aveva fatto a saltare in automatico qui sopra, avevo, riguardando la clip, mi ero reso conto che nell'uscire dalla trappolina Scilla aveva sparato una ragnatela dalla bocca per salire, quindi era una cosa voluta. Mamma mia, me lo sentivo che stavi cercando, che provavi davvero a cercare di prendermi attaccandomi da sotto come nel filmato introduttivo che ho visto una volta tu di Monster Hunter 4. Aia, appunto, questa volta mi ha preso ben di mira. Io te l'avrei concesso il prendermi e l'avvicinare. L'avrei tranquillamente accettato se mi avesse, se non avesse fatto il tempo a tirarmi a sé, però non ho fatto il tempo perché vabbè, è stata tutta tempestiva. Comunque io sto tirando talmente tante volte che fa favore. Aiuto. Ancora. Oh, puntuale adesso, con la presa.
Niente, adesso è il momento in cui mi prende sempre. Cos'è la sesta volta che mi prende? Vabbè, chi se ne frega la diminuzione dell'arma al blu. Madonna, la falciata. Prima o poi doveva toccare, cavoli. Speriamo che il pizzone non sia ancora a lottare di Nershilla. Guardatelo, guardatelo, il nostro tessitore del vuoto, come si è elegantemente aggrappato al nulla. E con meno eleganza si sia risvegliato e mi ha iperavvelenato soprattutto. Cazzo mi sta prendendo? Allora quei coach però no, Cos'è? Collaborazione tra Nepteron? Sì. Dai, vieni qua sopra. Ti ho pure concesso di peravvelenamento, guarda quanto sono stata generosa! Dai, finiamo. Stavolta non l'hai presa. Ok, stava prendendo più, questa volta prendeva la mia. Ah, qui stiamo, se mi prendeva ci ho andato in mezzo io. Non scendere, ok. Dai, su. Siamo a oltre 15 minuti, perfetto. Puoi smetterla di infierire, sciame, è morto, perfetto. Vediamo un po'. Arpione, aculei dorsali da maneggiare con cura a causa del veleno concentrato al loro interno. Poi corteccia, guazza per armiglia robusta e priva di graffi, può essere venduta per somme ingenti. Per finire, sacca del torpore, organo interno e la sua faccia soporifera può domare in un attimo il mostro più feroce. Grazie con Carola, grazie.
Niente, doveva ricordarcelo che lui è il puzzone numero uno. Corni punta, lunghe zanne, velenose poste nelle fauci, perfette per forgiare armi. Poi carapace, corni punta di nuovo. Artiglio duro, esemplare notevole utilizzato dal suo proprietario Arachnide per finire le prede. Un'altra sacca, un'altra corni punta. E hanno due le corni punta che naturalmente avevano uscito, ne ho ottenute tre. Corteccia coraggio, a letto, artiglio duro, un altro, perfetto. Uomini, salvo, mi tocca ottenere dei frammenti di... Oh, perché ho sbloccato uno Yangarug? Scusate, perché il completamento di Nerscilla dovrebbe sbloccare... intanto missione urgente, perché è all'ultimo che... L'ultima missione chiave che mi stava da completare questa. Perché avrei dovuto sbloccare la missione arena di Yangarug completando il... completando il la caccia alla Nerscilla? Vabbè, qui per il grande cielo che ancora una volta si deve parlare. Il livello di adrenalina del mostro sale in modo esponenziale. Ah, ho capito, è questo che lo rende così potente. Ah, sei tu, scusa, stavo riflettendo su una questione. A proposito, avrei una cosa da chiederti. In realtà, oltre alla mia attività di cacciatore, mi occupo anche di ricerca e di biologia. Ultimamente tutti fanno un gran parlare di questi mostri iper e mi è venuta voglia di avviare delle ricerche in proposito. Ma sono ancora impegnato con una missione qui a Berna e non ho tempo per iniziare le ricerche. Non è che per caso tu potresti andare a dare un'occhiata da vicino a un cacciaguaccia iper al posto mio? Sono sicuro che un cacciatore del tuo calibro non avrà alcun problema. E la scienza te ne sarà grata. Sì? Davvero? Wow, non me l'aspettavo. Grazie, ti affido subito la missione. Ok, quindi abbiamo anche la missione per il cacciaguaccia che mi consentirà di completare l'altra missione che avevo lasciato in sospeso nel grado G1. Un iper, tra l'altro, quindi finalmente voi vedrete occhi belli indemoniati. E qui è tornata la dama della Gilda, lei è quella che aveva scritto tutte le pagine dei mostri. Ah, eccoti qui per fortuna, speravo che passassi di qui. La Wicademia sta svolgendo delle ricerche alle rovine elevate, ma anch'io voglio scoprire qualcosa da quelle parti. Il mio obiettivo è il Daimyo Hermitage, ma non uno qualunque, un iper. Voglio imparare tutto quello che posso. Vorrei sapere qual è l'impatto degli ambienti diversi sul mostro. Che peccato non poterci andare di persona. Mi farei iniettare per poter riuscire a riempire un'altra pagina dei miei appunti. Ma è troppo pericoloso per me, non posso andarci da sola. Certo, se con me ci fosse un cacciatore... Conosci qualcuno che verrebbe con me? Magari qualcuno che ti assomiglia. Parla il tuo nome e mi sta ascoltando ora. Capisco che forse non è una richiesta strappalata, ma non sono una cacciatrice, capisci? Voglio solo conoscere. Dici sul serio? Ma mi aiuterai davvero? Sei davvero una persona fantastica. Bene, allora prepariamoci e andiamo. Prossima fermata, le rovine elevate. Dai, mio Hermita, arrivo! Un Hermita, un iper, degno di nota. Ok, quindi ho su tutte le richieste iper quelle che mi saltano fuori. Raga, chiaro che, ok. Vi porto fino a settimana prossima le cacce del grado G2, perché ora mi stanno riempiendo di richieste. Io speravo di vedere la missione urgente di oggi, ma quanto pare no! Ehi là, senti, hai un minuto? Ti ho già parlato della missione della migliore dama del mondo, vero? Beh, ho deciso di rinnovarla un po'. Non c'è niente da ridere, è una cosa seria. Ho capito che le missioni su misura che ti ho offerto finora non tenevano in considerazione un elemento molto molto importante. Cioè le preferenze e la personalità di ogni singolo cacciatore. Una vera dama deve essere in grado di capirle. Quindi d'ora in poi si chiamerà vera missione della migliore dama del mondo. Ehi, cattivi! Osservami bene, ricordati la mia faccia, perché fra poco scalerò le gerarchie a una velocità vertiginosa. A proposito di vertigini, dovresti accettare questa missione sui colli verdi. Mi farebbe piacere se facessi una prova e mi dicessi cosa ne pensi. Giro, tondo. Cosa mi chiede? Dopo questo contesto controllo. Intanto dopo. Adesso voglio andare a fare la caccia al Keiju, intanto la richiesta che ho sbloccato. Oh no, sono tornati anche i nostri carissimi indigeni dalla tribù di Monster Hunter 3. Già, ho sentito dire che tu osi già capace di Wicademia! Già, noi prendiamo cura di te, noi molto orgogliosi! Qualche volta già perde fiducia in sua abilità di compagno, eh sì, ora! Ora tutti conoscete, ma non interessa già solo vuole essere compagno, ora! Diventare sciacca famosi noi non vogliamo, no! Però poi se diventiamo, beh, sciacca meglio!
Ma quest'altro problema, Olga, o la concentrazione sul tuo stato di sciacquano. Olga, noi ti prepariamo alla tua avventura scelta. Tutti i dettagli di sciacquare missione puoi vedere e esistono richieste. Dai, dai, missione nuova, nuova. La devozione dell'assistente. Andiamo a vedere. Queste ultime due sa che sono delle cacciatone. Vediamo cosa mi chiedono. Allora, nel frattempo, mi preparo psicologicamente al Gesù. Assicurazione ferrea, prendi. Allora. È un nasogala quello che mi chiede di cacciare la dama. Ok, un semplice nasogala, sottolineerei. Non è un iper, è un nasogala. Ok, quindi c'ho una scusa per cacciare sia il nasogala sia il Gesù. Rimane ancora in dubbio il malfestio. Madonna, la devozione è bella questa. Oddio, quante missioni nuove sono comparse nel completare le missioni urgenti, cazzo. Comunque, tutti i capi branco, il Daniel Hamitori, per... sono comparse, sono le missioni dei mostri iper, fantastico. Queste le cacce marcia iper, ok, sono spawnate le cacce iper che farò per conto mio. Andiamo a fare relax elettrizzante, caccio un preso al monte alto. Vogliamo ammodernare le terme con una fantastica vasca elettrica. Ci servono solo i miei autogeni giusti. Ti vado ad aiutarci? Allora caccio un caso alla mia onte artico. Zona segreta. Scleo, perché non c'ho i picconi e i gattini con me. Non posso prendere una sega. Vai. Eccolo qua. Ciao carissimo, buongiorno. Il dominio perfetto per te sarebbe silenzio. Visto che ti ho pure tirato un colpo con la bacca pettore e non mi hai cagato di striscio. Attenzione, attenzione con queste scosse elettriche che questa volta non sono più protetta dai... Non ho mai battuto il Gesù in grado G. Non ho alcun ricordo di queste linee elettriche. Non ho alcun ricordo di queste linee elettriche che sarebbero uscite da The Legend of Spyro. Non l'ho mai affrontato. Figo per la nostra mossa. Un po' più triste di sapere scoprire che quindi anche quando non è incazzato adesso lancia due scosse filate, però mi adatterò. Bene. Mandola è già morta. No, Barbara è già morta. Mandola sta per morire. Io ho fatto sussultare il bestione. Mi conviene mantenere perennemente distanza di sicurezza qua. Aiuto! Da come sono disegnate mi ricordano una roba uscita da The Legend of Spyro, queste scariche elettriche. Ti prego non spammare. Ok. Credo che mi dilungherò un pochino in sta caccia perché continuerò a stare abbastanza lontana. Sentirei un sacco la voce del mio gran caffè anche giù. Stai qua? Ok. Madonna che botta! Questo non è un danno elettrico, che cazzo! Rischio tantissimo, ok. Dai, me lo sta concedendo, eh.
Mi sta concedendo di stargli vicino, è un miracolo. Adesso non più. Ai, però ho imparato le mosse nuove. Sì, l'ho detto con tipo il labbro, che tipo mi stavo mordendo il labbro. Rischio. L'ho preso in pieno, se mi salta addosso sulla volta. Ok. Ok, fortunatamente ha bufferato ruggendo. Troppo lontana, carissimo. Si vede che sei cieco. Hai calcolato male le distanze. Mamma mia, come l'ho bloccato. Figa però sta fulminata elettrica. Un po' meno figa se la prendo, però. La prendo in pieno. Non l'ho presa. Cioè, in un'altra stagione l'avrei presa lo stesso. Vai di qua. Che veggente. Senza guardare. Solo guardando la macchia sulla mappa che è partita dopo di me. In quel senso. Questo ruggito è pericolosissimo, perché se dopo averlo fatto gli viene in mente di fare una fulminata, me la prendo gratuitamente in faccia. Traumi da quando ho fatto la caccia dove mi ha spammato 5 volte il cuggito. Ogni volta appena fatto il pannetto di filaccio ho paura. Oh, ma che cazzo. Ok, è fulminato in avanti. Gli ho rotto lo stomaco. No, gli ho rotto la zampa. Ok, madonna, ho fatto il tempo a direzionarmi giusto verso l'esterno. E nel palo avevo ingrandito la mappa. Aspetta, fai qualcosa. Ok. È un attimo a corto di idee con le mosse. Ecco, infatti fuggisce. Dove, non male che ero abbastanza lontano. Trappola, vieni Kenzo, per favore non fare lo stronzo, non fare lo stronzo e vieni avanti. Bravo, ma mi serve un altro passo avanti. Sei stato bravo, vieni avanti. Oh, perfetto. Ma mi serviva che venisse avanti di un altro passo in più. Addio testa. Circa.
stavo... Guarda, guarda, Blanco, se mi tiravi un pugno... Avevo tipo il bestemmione pronto. Ma poi... Porca troia, che culo! Questo era culo, culo. Beh, comunque queste fulmini mi piacciono tantissimo. Sinceramente parlando, mi piacciono tantissimo da vedere. Sei cagato sotto alla vista per la terza volta dello sciame, vero? Secondo me no. Non va né in quella grande, va nella 3. Non penso che sia incipit di sta già morendo e vuole andare a dormire. Lui naturalmente va nella 3 anche quando è ancora vivo e vegeto. Riuscirò a tirargli qualche altra puntura prima che sparisca tutto? No, perché è andato in fondo alla mappa, quindi è poco probabile. E invece 1, 2, 3, 4. 4 punture giusto si è preso. La prendo stavolta, infatti. Il pelo, signori! Il pelo, non si prende la fulminata per il pelo! Dio! Gran caffare è confuso. Non voglio scoprire quanto danno facciano queste scosse nello stato furia. Via! Non l'ho presa! Adesso, madonna, ancora una volta sono riuscito a renderizzarmi giusta. Qual è il bello di quando i mostri rugiscono in questo gioco? Perché ogni volta che loro rugiscono il mio controller vibra, quindi mi sta facendo tipo il massaggio alle mani con tutti questi ruggiti che è su. La prendo in pieno. Perché ho messo dentro l'arma? Hai dimenticato di accendere la batteria? Ah, io ho dimenticato di macchiarti. E quindi mi tocca guardare la tua ombra adesso. Ombra, vabbè, punto nero su. Dovrebbe essere andato in quella grande adesso, nell'area grande. Stanco. Ed è circondato da poco. Potenziali bistecche, e infatti scappano. A meno che non gli faccio indigestione.
ormai sento che è quasi finita. La combi! Salve! Magari cazzo di mostro adesso una reazione alle fottute mosse iperpotenti degli altri mostri quando arrivano. Meno male che l'hanno implementato in Monster Hunter World. Queste robe, quante robe belle hanno messo in Monster Hunter World, ragazzi, se ci pensiamo. Mamma mia, indirizzata giusta! Ma hanno schivato tutti, come non detto. Perché sto combattendo il caso senza guardare la combi. Cosa sbagliatissima da fare, così la combi mi può prendere tranquillamente in pieno. Perfetto, se n'è andato. E non la prendo perché l'ho bloccato prima, l'ho convinto di cacciarsi prima. Dai, che si mancano, siamo a 15 minuti inoltrati, perfetto. Zoppica. Non è certo di dove andare adesso, Potrebbe andare solo a mangiare, ecco, potrebbe andare nella caverna a dormire. Ovviamente mi accoglie cercando di saltare addosso. Trappola per il gran finale. Tesoro, mi serve un altro passo avanti. Guardalo come il naso è tutto, tutto incazzato. Me lo fai un altro passettino? Vuole farmi piangere? Perfetto. Ci do con la potenza verde, non mi interessa. Che gran cazzata. Decidei di ucciderlo con la potenza verde. Dai, crepa, cazzo, tutte le volte un'eternità se decidi di fare una roba diversa dal solito. L'uomo uccide. No, vai. Oh, tu, perfetto, ce l'ho fatta. Ok, sono 9.55. Voglio chiudere con la cacciatina agli zamite. Ho fatto caccia, sì, vabbè, ho fatto caccia tutto il tempo di chiudere completamente la missioncina degli zamite. Letteralmente nella mia linea temporale ho tutta settimana prossima per registrare puntate, quindi ci do dentro pelle cremisi, pelle di buona qualità, la succedenza risulta ipnotica, poi estratto pallido,
vabbè, 4, la vita 4, ho preso solo della pelle cremisi come roba nuova praticamente. Off camera mi divertirò un sacco con le caccette la sera per ammazzare il tempo, porca di quella. Vabbè, prima o poi sarebbe dovuto arrivare. Osso potente, Peter Wiven, più attenzione, altra botta di culo per me. Altro elemento di difficoltà, di rarità 9, scusate. Solo della pelle cremisi mi ha lasciato il peso. E non sono neanche svenuta. Come materiale nuovo, si intende. Ok, devo parlare all'afro? E a lui? No, e a... la donzella a Yuku. No, sì, no, era il gestore delle terme, scusate, mi sono già dimenticata. Si vede che si sente che ho giocato per 2 ore, mi sto già rincoglionendo. Salve, sono davvero gatto per il tuo aiuto, è stato per una buona causa, la mia idea rivoluzionerà le terme. Ora almeno lo sa quando avrò risolto tutti i problemi. Non riesco a far funzionare la parte elettrica con il pediluvio. La vibrazione è a posto, anche se fosse troppo elettrico. Non appena metti le zampe in mano non sai che scossa. Forse ho scelto il mio osso sbagliato. I cash sono troppo elettrici, dopotutto voglio che i miei clienti si rilassino. Beh, per quanto sarebbe divertente ho impurato la lezione. Sì, comincio da capo. Immagino che sia così la vita di un inventore. A volte si vince, a volte si perde, sempre a guardare avanti. Comunque tu hai fatto la tua parte, la tua ricompensa è uno schema per una nuova armatura. Il Fabio saprà cosa farci. Spero che ti sarà di aiuto. Non vedo l'ora di affrontare nuove avventure nel mio mondo delle invenzioni con te. Buono, aeronave. Vado a prenderlo boh, alla base di caccia, perché sì. Adesso andiamo a fare battaglia Zamite e chiudiamo con quindi una missioncina tranquilla che sarà piena così di tagli, perché riprendo solo, vi faccio vedere solo le parti in cui ammazzi i mostri, quindi a meno che non mi parta qualche monologo, ma non credo. Allora, comunque per la prossima volta vi devo ricordare che mi mancheranno ancora, skippando questa giro giro tondo, poi questa è vero, il Lavasuit, poi 3, 4 e 5. Poi forse potrei cominciare le casa mia, forse. Battaglia Zamita dal canale ghiacciato, vai. Illustravo il canale ghiacciato alla ricerca di materiale. Ho subito un'imboscata da questi mostri ricoperti di aculei. L'ho scappata per un soffio, ma ancora cammino guardandomi alle spalle. Qualcuno faccio fuori quegli zamite, ci penso io. Ecco qua subito un bel gruppetto. Buongiorno, devo ucciderne 20, giusto? Vai. Uno. No, non è vero. Non muoiono mai questi. Se solo mi potessero dare il schiaffo rosso. Due. Tre. Tristemente non ce n'è un quarto. Mi sa che c'ho lo Zampios. Sì, è proprio lo Zampios.
E non gli piace l'idea che sto picchiando i suoi cugini, anzi i suoi figli possibilmente, i suoi piccoli, perché i Zamit sono la versione cucciola dei Zappers. Comunque sono a 4. Questo Zapdos è gigantesco. Ma perlomeno mi concede lo schiaffo rosso che mi serve. E qua cioè, con questo è 5, eh? Ok. Adesso qui abbiamo il sesto. Non sono ancora a 7 perché quello, ok, era morto, okay, stava morendo. No, sono saltato troppo presto. Comunque sono a 7. Sì, sono a 7, perfetto. Ho contato giusto. Sono ancora a contare, ma soprattutto sono ancora a tenere il conto. Oh, ok, sono a 8. Lasciamo la ricollevo con il prossimo gruppo. Ok, sono 9. Ok. Ok, 10. Undici. Qua sono spariti dalla circolazione. Credo che abbiano cambiato tutti quanti aria, perché sono oltre la metà delle uccisioni. Ancora alcuni. Non li vedo, giù che avevo assolutamente piccoli che non li avrei riconosciuti. Se non guardavo meglio non li avrei riconosciuti dai conci, giuro. Tredici. Ne sono ricomparsi alcuni qua. Sì. Quattordici. Quindici. Ragazzi, sto tenendo il conto giusto, incredibile. Sedici. Ecco, ne sono comparsi qua. Diciassette.
18. Se lo meritava. Soprattutto con tutte le volte che questi medics mi hanno preso roba. E quelli in 19esimo. Dai, qui me ne manca uno, dimmi che ho perso qualcosa qua. Perfetto, no! Sempre e solo dei feline. Bene, eccoci. Perfetto. Bene, ma che battaglia zombie te l'ho fatta. Dopo questa, ragazzi, direi che il video di oggi su Monster Hunter Generations Ultimate possa finalmente concludersi qua. La prossima volta continui completamente per le G2 stelle. A questo punto forse comincio le caccia miau nella prossima puntata, forse. C'è probabilità che la prossima puntata finisca con io che finisco tutte le missioni prima della missione urgente, ma non è detto. Quindi dico forse, perché altrimenti se dico sicuramente andrà così, poi dopo non ce la faccio e rosico, quindi dico forse, che con forse mi salvo sempre da un'auto in cazzatura. Detto questo, lasciate un mi piace se siete arrivati fin qui, iscrivetevi al canale se volete continuare a seguirmi, nel caso che invece non vogliate continuare a seguirmi coraggiosi perché siete arrivati fino alla fine di questo video. In descrizione a questo episodio, oltre a tutte le selezioni scene, trovate il link al mio profilo Instagram e il link alla playlist completa su questo gameplay colossale. Di solito le dico nell'ordine opposto queste ultime due cose, questa volta vi è andata di dirli in questo ordine, vabbè. Per concludere vi ricordo che nella sezione community con questo canale YouTube esce almeno un nuovo post a settimana. Detto questo, bella immagine finale, sembra che mi sia appena scoppiato un uovo in faccia. E noi ci vediamo alla prossima! Non ha perso niente, vero? Dopo questa battaglia zamite, vero? Non ha perso niente, vero? 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 Che cazzo è passo? Perché Bull Academia? Chi c'è a Berna voi? Ah, ragazzi, dei compagni, ok. Ma perché tutta la batteria zamite mi ha sbloccato tutte queste robe? Vabbè, vado a salvare così perlomeno non mi perdo queste ultime due perle.